stata una situazione un po' particolare. Eravamo tre funzionari del gruppo investigativo venuto dalle questure di Genova, Firenze e Bologna. Siamo stati chiamati dal Ministero per fare le indagini. In 2 mesi abbiamo sviluppato le indagini e siamo riusciti ad arrivare all'identificazione della prigione di Dozier. I NOx hanno fatto irruzione e uno dei nostri impegni, anche della nostra premura, è stato quello ovviamente di fare un'irruzione, prendere un prigioniero, prenderlo vivo e soprattutto, ecco, prendere vivi anche gli stessi brigatisti. Il terrorismo è davvero sconfitto? Io ritengo che dopo l'operazione Dozier ha subito una grande sconfitta politico-militare e organizzativa. Ci sono stati dei colpi di coda e sono stati anche sanguinosi. Hanno la possibilità di riprendersi, però hanno bisogno di molto tempo perché devono ricompattarsi attorno alle strutture logistiche e soprattutto hanno bisogno di un nuovo e più credibile programma politico perché hanno e sono entrati in grave crisi di identità.